Che cosa c'era qua prima? Adesso vediamo la cappella dedicata a Sant'Antonio. Ma prima ancora che c'era? Prima della cappella c'erano le scuole del paese. Cioè qui c'erano tre stanze, una sopra l'altra, e sopra qui c'erano due classi dove si faceva la scuola. Le scuole miste, quindi diciamo prima, seconda e terza insieme, eccetera, eccetera. E perché? E questa era più bella di prima, cioè prima era più bella di questa qui, perché? Perché qui c'era una grande cappella dove in fondo c'era un quadro, che adesso vi faccio vedere, sta sopra l'altare. C'era qui anche la Madonna del Rosario, che poi vi farò vedere nella chiesa di San Luca, e c'erano tutta una serie di mobili e di altre cose, insomma. Tra le quali c'erano anche delle tombe gentilizie, le tombe un po' dei nobili, eccetera. Però questa struttura è stata buttata giù, secondo me, i primi dell'Ottocento, perché il comune ha acquistato questo complesso che era abbandonato e sicuramente ha distrutto un po' questa cosa che era abbandonata e si è fatto levare per la scuola. Però nel 1938 c'è stata un'idea tra il padre Piccolini e allora, ha detto perché non ci facciamo qui una cappella dedicata al santo. Però la cosa principale è che è stata data l'incarico al pittore Sicurezza, che adesso abbiamo di fuori, ma prima abitava qui a Marangola, di progettare questa cappella. Pittore Antonio Sicurezza ha progettato questa cappella, è stata eseguita, e poi Sicurezza ci ha realizzato dei dipinti che ha messo qui vicino. E si sono divisi gli incarichi, no? Capito? Gli americani dovevano curare la parte pittorica e invece gli italiani hanno curato la parte architettonica. Poi che è successo? Durante la guerra ci sono state le bombe, hanno rovinato un po' tutti i dipinti, e il parroco che è venuto dopo, l'ho benedetto Lucia, ha fatto un progetto nuovo, ha fatto rifinire tutta questa cappella, ha chiamato un pittore nuovo, che sarebbe questo qua, si chiama Mario Barberis ed era un pittore molto rinomato, soprattutto a Roma. L'ho chiamato qui, io questi affreschi, uno è quello lì, rappresenta Sant'Antonio Abate, ed è uguale a quello che sta lì a sinistra, ora andiamo lì a vedere. Questo qui invece dovrebbe essere San Lorenzo, San Caterina, e poi fatto un mistero che riguardano la Madonna, quindi l'Annunciazione, la visita di Santa Elisabetta, eccetera, eccetera. Sono tutta una serie della cosa che parlano. Sì, è ancora più antico. Quello non lo ricordo, quello è stato sempre. Quello è della, e questa è stata una riposta, è stata qua, la chiesa dell'Annunziata è stata costruita nel 1371 per volere di Onorato Caetani I e con l'aiuto del popolo di Marano. Però dobbiamo sapere che prima di questa chiesa ce n'era un'altra, sempre dedicata all'Annunziata, che era più antica. Però di questa chiesa non è stato trovato più niente. Probabilmente è stata proprio abbattuta totalmente, è stata ricostruita questa chiesa. E questi sono affreschi che restano di quell'epoca, e qui c'è sempre la Madonna Annunziata, perché sicuramente dall'altra parte ci doveva stare un angelo che annuncia la Madonna. E questo invece è sempre Sant'Antonio Abate. A Marano Sant'Antonio Abate ce ne abbiamo 4-5. Questo è uno, l'altro sta lì, sono due. Abbiamo la statua di Sant'Antonio Abate e poi vedrete più tardi nella cripta ci sono altri e tre Sant'Antonio Abate. Quindi abbiamo 3-6. Come si faceva in una volta. Per il primo di voi, no, la cosa primitiva.
questo è a partire dall'associazione dell'associazione di Marano Nostra. Senti, io c'ho un a Cassiere associazione culturale di Marano la Nostra è lieto di nominare il signor Benedetto Rocco. Allora rabbruinala, chiudila. No, e se poi dovrà già fare come documento, vai. Ok, vai. L'associazione culturale Marano la Nostra è lieta di comunicare al signor Benedetto Rocco, ambasciatore della cultura e della tradizione maranolese nel mondo, nonché socio onorato dell'associazione. Questa è una statua che sta presente a Rocco a Santa Maria. Quest'anno l'artista Gerardo le ha riprodotte identiche, queste sono uguali identiche a quelle che sono a Santa Maria, e le abbiamo regalate ai partecipanti del presepe vivente. Regalate, non abbiamo volute vendere, le abbiamo volute regalare. Perché solo penso che amaravano i maranolesi, insomma. Solo quelle che hanno partecipato. Solo quelle, certo, quelle che aiutano. Questa rappresenta, io che la rappresento. Questa è. Sta scritto dietro. Dietro c'è scritto dietro. La donna con Marzolino. Questi sono i formaggi che si usavano una volta. Si Marzolino. E poi le vediamo. Poi la vediamo a Santa Maria, la vediamo. La succede che si usa a Catà. Questi invece sono tutti i redentori d'Italia. L'abbiamo fatto l'anno 2010. Il redentore in Italia? Perché 2010-2011 è stato 110 anni della cosa di tutti i redentori. Questi sono tutti gli altri redentori che stanno. Mia figlia, mia figlia oggi sta qua, vediamo un po' dov'è. Martina Franca, ecco qua, vedi. E qua c'è la cartina con tutti gli altri redentori. A Martina Franca è andata. Oggi ho parlato con quella che è venuta nel 2000 a Maranola, Antonietta. Di Martina Franco. E questa invece l'esclusiva che abbiamo fatto l'anno scorso è il trasporto della statua su Mondaltino, quando non c'era la cupola ma c'era l'obelisco qua. La vedi la statua che sta per terra qua? Quando l'hanno trasportata nel 1900. Questa è l'opera al nero. Vedi? Là, Sant'Antonio lì. Aspetta, no, San Francesco. Non vedi bene? Una. Si vede, quella è San Francesco. Allora, innanzitutto avete già visto i personaggi di pace, no? Martin Luther King, poi c'è Giovanni Paolo, il senso della libertà. Quella dietro invece era, loro hanno fatto una statua di polistirolo molto alta, che l'hanno... Non sapeva niente, non esisteva niente, e quindi nessuno sapeva che c'erano queste cose. Solo che c'era una zona sulla tavola, una zona che corrispondeva a quella zona lì, che ogni tanto si abbassava un po', si abbassava un goccetto. E allora il locatore metteva un po' di donne sotto, si interava e apparava. Poi a un certo punto il comitato ha detto: vogliamo rifare il pavimento, siamo stancati, vogliamo rifare il pavimento. È rimasta una donna sotto la mattonella. E niente, era tutto bello sistemato, ci hanno messo sopra, hanno fatto uno strato di cemento di 20 cm, con i ferri dentro, eccetera, eccetera, e sopra ci dovevano venire una tonnella. Poi siamo andati dietro, dico, invece di fare solo davanti, facciamo di dietro, perché sennò domani mi ha cominciato a cavare una donna. E siamo andati dietro. Dietro, quando abbiamo pulito, abbiamo visto che c'erano dei muletti che non funzionavano. Mentre il pastore era tutto liscio, là dietro c'era un pezzetto di muro che usciva fuori, e andando a pulire abbiamo cominciato a vedere la scritta, e da qua siamo scesi, abbiamo cominciato a scavare. Questo era tutto pieno di vaccinacci. Siamo stati una settimana tutti zitti, la sera verso le 7, le 8, venivamo qua, siamo 2-3 ore e scavavamo, però dopo una settimana cominciarci qualcosa in giro, la notizia si è cominciata a spargere, no? Perché abbiamo fatto così.
questo non lo scrivete, non lo documentare questo, perché se lo dicevamo subito, la Santa Tendenza ci fermava il lavoro, ci fermava tutto, e che si può, non facevano più niente, chissà quando facevano queste cose. E allora, allo scavando, che succedeva? Siamo stati, dico, ma sta cosa dove arriva? Abbiamo messo un ferro che andava qui, fino giù, e dico, guarda, ancora scende giù. Man mano abbiamo pulito fino qua, vedi, questo è l'altare sopra, e qui abbiamo cominciato a vedere con la mano che girava, capito? Oh, e allora dico, allora questa cosa è un po' più larga, capito? Quindi quando noi scavavamo lì, tutto il materiale che stava qua continuava a scendere, e allora era inutile. Allora siamo tornati indietro, abbiamo fatto un quadrato qui, abbiamo tagliato il cemento che avevamo messo sopra, e da qui abbiamo cominciato a scavare di nuovo e a scendere. E fin quando abbiamo pulito tutto. Tutto, però tutto il materiale che è uscito da qui, l'abbiamo setacciato tutto quanto. Perché c'è uscito un sacco di roba, sono usciti i resti degli affreschi, sono usciti dei pezzi di mosaico, insomma tutte cose così varie. Per terra, poi giù, l'ultima parte qua giù, c'erano tutti morti, capito? Morti. Tutta quella zona lì, questa zona qua, sì, erano tutti morti. Quindi si vede che un periodo, durante il vestimento, qualche cosa, la mostrata, quindi c'erano le ossa? C'erano le ossa, c'erano veramente, non c'erano solo le ossa, c'erano proprio le scheletri lunghi, belle, ancora, che qua, questa è una zona fresca, capito? Era asciutta, quindi sono... qua si è fatto mummificato. Pensa, che cosa che ci ha colpito? Sono proprio la presenza di tante Madonne dell'acqua. Qui noi ce ne abbiamo una qui, poi ce ne abbiamo una là, e sono due, ce abbiamo quella lì, e sono tre, ce abbiamo questa qui, e sono quattro, ce abbiamo un'altra Madonna dell'acqua, sono cinque, ce abbiamo la Madonna dell'acqua. Queste sono sei Madonne dell'acqua. Questa è quella più gettonata, perché piace di più, sembra una cosa paesana, però oltre a questo, vedete, c'è stata tutta la storia, c'era questo dei Maggi, qui il terzo non c'è più, qui c'è la fuga in Egitto, vedi la Madonna da Giuseppe, il bambino che va in Egitto, qui c'è la strage degli innocenti, quando Erode fece uccidere i bambini, Erode fece uccidere i bambini, c'è la presentazione al Tempio, c'è anche San Michele, questo è San Michele da Mosa, San Michele col drago. Adesso è rappresentato col diavolo, prima era rappresentato col drago, San Michele. Poi Sant'Antonio Abate, vedi un altro con quello che sta giù, la Madonna dell'altro. Qui stanno tre Sant'Antonio Abate, uno, due e tre. E tre stanno in giro, abbiamo sei Sant'Antonio Abate. Poi c'è San Giovanni Battista, vedi che siamo Giovanni, San Giovanni, questo è Santa Caterina. Questo probabilmente e San Erasmo di Fornia, e quello lì, andiamo a fare una foto da vicino, quello è San Giacomo, e Giacomino lo sa, cazzo, questo e quello lì, vedi, è San Giacomo, quello è il santo tuo, San Giacomo di Compostela, no, San Giacomo Maggiore, San Giacomo. Ma vedi queste vetture risalgono ogni 300? Sì, allora alcune cose sì, diciamo che queste un po' qua sono 1400. Però la parte lì è molto antica. Questo è l'ultimo restauro che la parte di quella strada si vedeva che stanno sotto la casa. Aspetta, oh, sì. Aspetta! Ma signore, non lo vedi? Questo è il giorno che finisce la presepio vivente? No. No? No, quest'anno sì. Quest'anno. Qua c'era la capanna, abbiamo fatto la capanna proprio qua dentro. Qua l'avete fatto? Sì, abbiamo chiuso qua. Finisce. Quest'anno perché sì. Io ricordo, noi sono venuto un anno, penso 88, e io mi ricordo i piedi questi. Mi sono pensato che... tutti gli anni, comunque il presepe passa sempre qua, tutti gli anni. Sì, sì. Può darsi che finisce fuori, la capanna la facciamo un'altra parte, però passiamo sempre comunque qua. Sempre, okay, perché okay, molta gente...